Salve a tutti, oggi farò un video diverso dagli altri video che ho fatto, quindi oggi spiegherò e vi mostrerò come costruire un'arma di autodifesa con pochi soldi, quindi spendendo meno. Quindi ho comprato quindi questo, uno scratch e queste qui, quindi queste cose che servono per il tavolo, quindi per evitare, quindi cosa bisogna fare? Prendiamo uno scratch, quindi facciamo, vedete, 1 2 3 4, quindi per 4, quindi in totale 4, più facciamo girare, ne prendiamo di più in tal caso, quindi pensiamo questo, ecco qua. Dopodiché prendiamo le puntine queste e le mettiamo una per ogni, quindi una per ogni cosa, quindi iniziamo da qui. Quindi lo mettiamo qua, questo va qua, spingiamo forte, ecco qua, uno, poi due, mettiamo la seconda, ecco qua, due, quindi questo è un tirapugni artigianale fatto in casa, quindi mettiamo questo. Quindi 3 e 4. Ecco qua. La prima parte è fatta. Quindi cosa bisogna fare adesso? Prendiamo un'altra parte. Quindi vedete? La mettiamo qui. Quindi la mettiamo sulla puntina, quindi aspettate, ecco qua, e poi vedete, quindi 1 2, quando si attacca qua, quindi al terzo lo togliamo qui, quindi op, ecco qua, quindi è tolto. Questo serve per la protezione, vedete, quindi che non oscilla molto. Lo facciamo per il secondo lo stesso, quindi 3 pezzi, quindi facciamo 3 1, 3 pezzi qua, 2 e l'ultimo, quindi 3, e facciamo la stessa cosa, vedete, quindi per questo mettiamo qua la stessa cosa, troviamo il punto di incontro. Quindi allora lo ritogliamo, bisogna metterlo al centro, se no, quindi ecco qua, vediamo, ecco qua, quindi trovate il punto di centro, ecco qua, poi lo chiudete, ecco qua, quindi poi lo chiudete, queste due, questo è solo un tirapugni artigianale, facile da fare, può essere pericoloso, quindi di autodifesa. Poi abbiamo 3, ecco qua, diciamo è resistente, può far male, non è che può uccidere, può darsi, può uccidere, dipende da dove, quindi non è che utilizzate per uccidere, quindi è un po' per difendervi, quindi per piuttosto per difendervi che per uccidere, ecco qua, quindi questo, quindi cosa facciamo dopo, guardate, ecco, lo mettete qui, ecco qua, quindi questo potete per chiudere, quindi potreste anche lasciarlo così,
Quindi ecco il tirapugni, un buon tirapugni, vedete? Quindi testandolo, vedete, resiste. Quindi vedete? Quindi vedete i punti là? Quindi questo è un tirapugni artigianale, quindi è facile da fare. Quindi con pochi soldi fate un bel tirapugni, quindi è un buon tirapugni artigianale, vedete qua. Quindi lo potete stringere, potete, quindi se avete la mano più grande, se volete stringerlo, guardate, quindi lo potete fare così e chiuderlo con questo, quindi chiudendolo così. Quindi ecco qua. Quindi vedete chiuso. Quindi è più, ancora più efficace, quindi vedete. Ecco qua. Ecco qua, quindi un tirapugno fatto in casa, facile da fare e leggero da portare, quindi. E con questo è tutto, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, mettete una like e iscrivetevi alla mia pagina, anche se questo video non c'entra niente, ma comunque questo l'ho imparato, questo tirapugno a fare così l'ho imparato quando ero in legione, quindi è tutto. E per questa volta è tutto, quindi iscrivetevi al mio canale e mettete un like se vi è piaciuto il video, e è tutto, alla prossima.